Ben ritrovati in questa edizione di Azzurra Sport. Ci occuperemo di volley, motori, di sport invernali e di basket. E partiamo proprio dal volley in questa giornata della memoria. Con inizio alle 20:30 la Igor Gorgonzola Novara affronterà il match decisivo per il passaggio al secondo turno di Coppa CEV. Inutile nasconderselo, l'impegno è davvero arduo perché sul loro cammino le gaudenziane trovano una corazzata del volley femminile continentale. Notte di grande pallavolo in casa Igor Gorgonzola Novara per la super sfida europea che chiuderà questa sera al Pala Igor con inizio alle ore 20:30 il girone B della CEV Denis Bank Champions League 2016. Le azzurre di Marco Fenoglio ospiteranno la corazzata turca del Vakif Bank Istanbul, tra le cui fila militano l'ex azzurra Kimberly Hill e le grandi stelle del firmamento mondiale, quali tra le altre Naz Aydemir, Robin de Cruyff, Goz de Kirdar, Milena Rasic, Lonne Keslötis e la brasiliana Sheila Tavares de Castro. La formazione allenata dal modenese Giovanni Guidetti ha peraltro vinto per due volte la Coppa dei Campioni di volley femminile nel 2011 e nel 2012. La sfida durissima sarà anche decisiva per il proseguo dell'avventura europea della Igor in Champions League, cosa francamente alquanto improbabile, oppure al più possibile passaggio in Coppa CEV. A caricare l'ambiente alla vigilia del big match è la schiacciatrice serba Tanja Malesevic. Sappiamo di affrontare una delle squadre più forti del mondo, con un budget importante e con una rosa di campionesse di primissimo livello, ha detto la Igorina, ma sappiamo anche di non avere alternative, se non la vittoria, per provare a proseguire il nostro cammino in Champions League. Non è il caso di pensare a questo, però, dobbiamo scendere in campo serene e determinate a dimostrare di aver fatto un ulteriore passo avanti nel nostro cammino di crescita. Veniamo da 4 vittorie consecutive per 3-0 e questo è importante per noi perché in quest'ultimo periodo abbiamo visto crescere la consapevolezza nei nostri mezzi. Questo ci aiuterà ad affrontare nel modo migliore possibile un match così duro ed importante. Ed ora gli sport invernali. La campionessa di velocità Valentina Greggio è stata ospite degli studenti di Armeno. Vediamo il servizio di Vincenzo Amato. Valentina Greggio ha vinto sulle piste di Mezzomondo, ha vinto Coppe del Mondo, ha vinto Campionati del Mondo, ha vinto premi, le stelle del CONI, è stata addirittura ricevuta, pensate un po', anche da Mattarella. Beh, però la giornata speciale oggi è stata davvero con i ragazzi delle scuole medie, con i tuoi ammiratori. Contenta Valentina? Sì, certo, molto contenta, è stata sicuramente una giornata diversa, particolare. Ovviamente non è come ricevere un premio per le gare, ma sicuramente fa molto felici perché ho visto tanta ammirazione per me da parte di questi ragazzi e tanta felicità nel vedermi che non avrei mai pensato. E allora vediamo, ti hanno tra l'altro sottoposto a un interrogatorio quasi, no? Ti hanno fatto tante domande perché erano curiosi. Pensate un po', Valentina è stata accolta qui al consiglio, dal consiglio comunale dei ragazzi, da un sindaco che era un po' febbricitante, devo dire la verità. Contenta Gaia di aver avuto oggi ospite questa campionessa? Sì, anche perché ce lo aspettavamo, perché ci aveva già avvisato, però è un'emozione. Di solito noi ragazzi le persone famose le pensiamo come un po' avide, un po' egoiste, no? Si fanno tanto le arie. Invece questa ragazza è molto brava. Sì, è una ragazza simpaticissima, cosa devo dire? È anche carina, l'hai baciata quando ti ha dato i fiori. Certo, certo, certo. Tu che domande hai fatto, Valentina? Si era eccitata dopo i 200 metri all'ora che andava. E tu invece cosa le hai chiesto? Cosa pensava prima della discesa. E lei cosa ha risposto? Che pensava, vedeva le altre e che rifacevano, pensava ai difetti, pensava di andare più veloce di tutte. Più o meno le domande sono sempre quelle. Ce n'è qualcuna che è difficile, fatta sia da loro che dai giornalisti, e quando mi chiedono cosa si prova o cosa vedi è difficile rispondere, però forse è più bello essere intervistati da loro, almeno è una cosa diversa. Tu invece cosa hai chiesto a Valentina? Se aveva conosciuto dei personaggi famosi. E lei cosa ti ha risposto? Sì, ha conosciuto Mattarella e il Papa.
insomma. E Vincenzo Amato. Grazie. E veniamo ora ai motori con l'edizione 2016 del Rally dei Due Laghi che si terrà sabato 9 e domenica 10 aprile con partenze e arrivo in piazza Mercato a Domodossola. Il servizio di Gianluca Trentini. Si presenta in veste rinnovata la terza edizione del Rally Due Laghi per il 2016, infatti gli organizzatori della scuderia New Turbomark hanno scelto di riproporre la gara nella sua formula iniziale, e cioè come Rally Day. Tre prove speciali corte da ripetersi due volte, il tutto porta ad un alto tasso di divertimento per il pubblico e per i piloti ed a calmierare i costi che diventerebbero così alquanto contenuti. La prova si terrà tra sabato 9 e domenica 10 aprile. Non sarà solo il cambio di tipologia l'unica novità proposta per la manifestazione, che nel 2015 fu la prima delle quattro perle del rallista domese Davide Caffoni. La base infatti si sposterà proprio nella città di Domodossola, che sposando appieno la manifestazione darà anche il nome al rally. La rinomata Piazza Mercato sarà centro nevralgico dell'evento, insieme all'Hotel Corona, che sarà sede della direzione gara, della segreteria e dell'ufficio stampa. Cambiando location, la New Turbomark, che si avvarrà della collaborazione della locale Pentathlon Motor Team, modificherà la geografia delle prove speciali, così come dello shakedown, che saranno un elemento di ulteriore interesse. Sempre in piazza Mercato a Domodossola, la sera di sabato 9 aprile si terrà la presentazione degli equipaggi e delle rispettive vetture, per dare la possibilità a tutti gli appassionati, e nel nostro territorio sono davvero tanti, di ammirare da vicino i bolidi che nella giornata seguente saranno protagonisti sulle strade delle prove speciali. E in chiusura, come sempre, il mercoledì le azioni più belle dell'ultima giornata di Lega 2 di basket. Va a schiacciare Sandri, rischia la palla persa, anzi no, palla persa Sigecco. Parente, passo e tiro da tre punti a segno Parente, ora è meno due. Quindi due punti adesso per Simon. Difficile, infatti perde palla Latina. Ora però grande recupero di Mosley su Chessa. Mosley che va a schiacciare in contropiede, fa la voce grossa. Ola Suver non segna, riparte Piazza, attenzione Martin, oh mamma mia, oh mamma mia. E dunque si complica la situazione anche tattica per la squadra del Paternoster. Recupero intanto di Trasolini, all'oop al volo tra Roderick e Trasolini. Bianchi con la super schiacciata, che numero di Sebastiano Bianchi. Non ha fatto segno subito di far fallo, fallo non lo commette Natali, indisturbato Bryant, la mette, incredibile, mette una triplica con testa, Trevor Bryant, il cambio, e come abbiamo detto gli attenti supplementari a Calaferraris. Siamo ai saluti, se vi siete persi qualcosa e per tutti gli aggiornamenti sportivi e non c'è il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi.